Qua sul libro Amaldi.blu, al capitolo 5, abbiamo i momenti torcenti, i corpi rigidi e le leve. A pagina 121 è spiegato il momento di una forza, che è definito intuitivamente come l'effetto di rotazione di una forza. Come abbiamo detto, il momento torcente, il momento di una forza, indica quanto una forza è efficace, per far ruotare un corpo rigido. Il libro spiega che non conta soltanto la forza nel senso l'intensità, i newton della forza, ma la rotazione è più agevole se si allunga la chiave con un tubo, quindi è importante anche il braccio della forza. In questo disegno il braccio, qui è il fulcro, e il braccio è questa lunghezza. Il punto d'applicazione della forza è qua. E la forza viene esercitata perpendicolarmente a questo tubo. Quello che abbiamo appena detto vale nel caso in cui la forza, appunto, viene esercitata perpendicolarmente al tubo. Se invece, o alla chiave inglese in questo caso, se invece la forza viene applicata non perpendicolarmente a questo vettore, che sarebbe OP, P è il punto di applicazione della forza. Questo vettore noi l'abbiamo chiamato R. Dunque, se F, la forza, non è perpendicolare a R, cioè OP, non è il braccio. Questo è un tipico errore degli studenti che confondono questo vettore OP con il braccio. Invece il braccio è la distanza, come è scritto qui, tra il punto O, cioè il fulcro, e la retta che contiene F. Quindi il braccio è questa distanza e non è questo vettore qua. Il libro quindi definisce il momento di una forza, come abbiamo fatto anche noi, forza per braccio, unità di misura newton per metro o anche newton per centimetro. Come abbiamo detto anche noi, il momento di una forza, quando questo vettore entra nel foglio e produce quindi la forza tende a produrre una rotazione oraria, il segno è negativo. Cioè, in altre parole, le rotazioni orarie, che sono rappresentate da momenti torcenti che entrano, quindi sono visti come una X, entrano nel foglio, possono essere indicati con valori negativi, come è il caso di questo mulino che ruota in senso orario. Quindi il momento torcente che esercita questa forza per braccio, questo momento torcente viene indicato come entrante nel disegno, e ha un valore negativo. Qui c'è un esempio in cui due forze vengono applicate a un timone in direzione perpendicolare a questo raggio, e siccome la direzione è perpendicolare, B è anche il braccio delle due forze. Quindi due forze, ciascuna produce il suo momento torcente, e il momento torcente di ciascuna si calcola moltiplicando il braccio per la forza. Quindi bisogna moltiplicare 73 centimetri per 180 newton e poi moltiplicare per 2 perché i momenti torcenti sono 2. E infatti qua ci sono tutti i calcoli.